Passiamo all'approvazione dei verbali del seduto. Prova. Possiamo procedere alla votazione per l'approvazione del verbale della seduta precedente. Se non ci sono interventi, voti favorevoli. Però l'unica cosa che ci tenevo
ci tireremo. Su un problema di accesso di abusi di
sensazione che, diciamo, vanno a rendere valido il discorso della proprietà privata e dell'accesso. Questo è quello che compie tutta questa situazione, perché della non costituzione da parte del comune su questa situazione. E non è semplicemente il fatto di dire no, ma quello è una questione di abuso edilizio, eccetera. No, perché se vi leggete la sentenza di non legge, e mi sono approfondito anche la parte della documentazione, vedete che la parte ha presentato una documentazione che non risulta agli atti e non è facile da raccontare. Questa è la questione, non è semplicemente quello di dire non ci siamo costituiti, va bene, ma non fatto così, no. Indipendentemente dal fatto di come uno si è costituito, il problema è che oggi esiste per la questione del sentiero una documentazione agli atti che comunque non è facile da raccontare, secondo me. Cioè, come la vedo io, non è che darsi di sbaglio che mi sbaglio. Però io una cosa suggerisco, secondo me bisognerebbe fare una ricerca, ne abbiamo parlato con Salvatore Ciuccia a approfondire di questa questione, secondo me va fatta una ricerca notabile, molto approfondita, per vedere i titoli di proprietà precedenti ancora alla visita, perché io ho il dubbio, secondo me, che questi terreni demaniali probabilmente possono venire da livellari, da usi civici. Secondo me sulla zona sicuramente c'è un uso civico, cioè significa che la zona, io penso che se si va a vedere a ritroso, giusto, probabilmente come tutte quelle zone usciranno i livellari, diciamo, e quindi proprietà comunali, che nel corso del tempo probabilmente i notai che si vista cosa c'è, non hanno avrebbe portato sempre il pedemento, quindi avrebbe fatto una ricerca molto approfondita su questa parte della, diciamo, della vicenda. E diciamo in più sicuramente esiste, al di là di tutto questo ragionamento, un uso civico della zona, cioè uso civico significa che poiché diciamo un bene di carattere pubblico io posso accedere al bene e quindi diciamo io posso usufruirne anche se la proprietà non risulta. Poi c'è tutto il ragionamento del consolidamento fatto nel corso del tempo, dove si sono fatte una serie di interventi, qui sta creando di più di fatto un uso diciamo l'ultima spiaggia di usufruimento della zona, perché la zona è stata utilizzata soggetto a una serie di interventi nel corso degli anni, e c'è anche fatto una ricerca secondo me per vedere se precedentemente sono stati quanti lavori sono fatti nel corso del tempo, giusto per andare a dimostrare che da tantissimi anni di questa zona è oggetto, diciamo, di interventi pubblici, quindi di fatto alcune sono le cose che determinano procedere come ultima spiaggia un'operazione di acquisizione per prima comuna del servizio più, che di fatto abbiamo utilizzato la legge. Io vorrei questa una vicenda che diciamo io vi dico la verità, mi sono un po' confrontato su questa vicenda, ho visto dei commenti, diciamo, come al solito faziosi e stupidi di chi diciamo interviene su una presenza, diciamo, di contrasti bene le carte eccetera. Quando noi abbiamo seguito su questa vicenda, il nostro obiettivo è sempre stato solo esclusivamente di tutelare il bene comune e di tutelare, diciamo, quello che il patrimonio si interessi del comune. D'altronde la nostra storia ci dimostra che abbiamo fatto tanti interventi su questa, diciamo, materia, perché poi vorrei dire è vero che dobbiamo solo per il sentiero che scende, ma nessuno si chiede il sentiero a salire dove va a finire, che arrivava fino direttamente a Villa Iovis, che oggi è praticamente chiuso da rete e controllato continuamente, giusto? Perché questi ragionamenti che dobbiamo anche fare quando escono i soliti, diciamo, si accende con la vista che parlano, dicono le cose senza dire. Quindi, diciamo, abbiamo questa interrogazione che va per sollecitare. Io non ho visto la risposta del sindaco, ma presuppongo che sul tipo degli atti che ho visto sono stati fatti. Ci terremo ad essere informati su questa, diciamo, vicenda. Abbiamo, siamo disponibili a mettere a disposizione, se necessario, la nostra documentazione che abbiamo sulla questione. Suggerisco al sindaco di procedere a fare una attenta ricostruzione dei titoli di proprietà indietro, perché è dubbio fondato che potrebbe su questa zona demaniale uscire qualche, cioè, diritto del comune che nel corso del tempo, come è successo in altre cose che la proprietà comunale c'è, è stato in qualche modo, diciamo, probabilmente dimenticato negli anni successivi. Ma bisogna andare a vedere ancora prima della signora Visetti che cosa c'è.
queste proprietà del comune o altre cose, così probabilmente ci sono dei diritti che noi non ci sono tali minuti o sempre dimenticati. Questo come primo iniziale, poi si possono fare una serie di anche l'uso civico, secondo me è stato in via di scritto, secondo me. Grazie. La parola al sindaco. Ma indubbiamente l'argomento è molto delicato e anche forse quello che si è visto c'è la possibilità di chiarire una volta per sempre un qualcosa che da diversi decenni, come diceva il consigliere Lembo, sta sui tavoli dell'amministrazione. È chiaro che l'aspetto è molto delicato, perché come diceva l'assessore, questo sentiero che noi abbiamo cominciato ad acquisire quanti più dati è possibile, perché con i tecnici, sia degli uffici che con qualche consulente che già ha dato la possibilità all'amministrazione di individuare determinate iniziative, determinate circostanze, ci stiamo lavorando, ma il consiglio anche delegato è quello di partire con il piede giusto e quindi entrare in possesso di atti veramente forti per blindare, come dicevamo prima, per blindare qualsiasi provvedimento dell'amministrazione contro un eventuale contrattacco, controffensiva del privato. Quindi sicuramente per quanto riguarda il ricorso al TAR abbiamo già dato incarico all'avvocato per potersi costituire il consiglio di Stato per lo stesso. Se non ci siamo costituiti, ci possiamo costituire. Sì, sì, già è stato dato incarico all'avvocato di costituzione di ricorrere contro la sede del TAR, quindi là siamo abbastanza tra virgolette tranquilli di poter riprendere e aprire qualsiasi dialogo e discorso con anche dal punto di vista amministrativo. Per quanto riguarda invece poi la individuazione delle procedure che saranno necessarie per poter definire la questione del passaggio, del prevedere, di tutto quanto messo e connesso a questa azione che è stata messa in campo dal privato, sicuramente dobbiamo, come diceva il consigliere Lego, tornare indietro di qualche decennio, se non di qualche secolo, per poter partire con il piede giusto. Indubbiamente già abbiamo visto che un qualcosa di strano è avvenuto nella zona e che il privato comunque ha fatto. Stiamo quindi considerando la possibilità di individuare quelle le azioni che ha messo in campo il privato per verificare sia dal punto di vista amministrativo ma soprattutto civilistico quali sono gli adempimenti e le iniziative, i provvedimenti che l'amministrazione può mettere in campo. Anche perché, come si diceva prima, a monte di questa strada vicinale al naturale e siamo risaliti diciamo, a planimetrie catastali di inizio secolo scorso, quindi inizio del Novecento, per poter andare a individuare l'unica che c'è. Esatto, noi già siamo risaliti nel 1911, ma con una planimetria ufficialmente depositata negli archivi del comune, per poter porre in essere le attività e soprattutto approfondire le ricerche necessarie alla titolarità di queste particelle. Una cosa è certa che il prevedere ha un uso pubblico ormai secolare, quindi insomma, non si può disconoscere questo aspetto perché bastano le testimonianze di tante persone in genere per poter asseverare e accettare questo aspetto. Invece c'è una cosa molto interessante, che questa strada vicinale comunque consentiva l'accesso ad altre proprietà sia del comune che di privati, che potrebbe essere il caso comunque di coinvolgere per dare un'ulteriore forza alle iniziative dell'amministrazione. E perciò, siccome siamo in questa fase di ricerca di atti, sulla base di quello che già abbiamo individuato, ma sulla base di tutto quello che si dovrà individuare proprio nella ricerca dei titoli di proprietà che possono o meno dare conforto all'amministrazione, siamo proprio ad acquisire e a fare l'indagine queste carte. Sicuramente una cosa è certa, che anche il privato non ha documentato la titolarità e la proprietà assoluta in usufruito, quindi era lui che doveva essere il primo a dire ho le carte per poter giustificare certi atteggiamenti. Siccome queste carte non sono state eseguite, sicuramente anche questo è un altro punto che l'amministrazione potrà mettere in campo per individuare quale tipo di azione civilistica, perché gli avvocati, i nostri consulenti legali ci hanno confortato sul fatto che l'azione civilistica sicuramente è quella che darà più forza a qualsiasi iniziativa della pubblica amministrazione. Noi contiamo che nei prossimi giorni già avremo l'idea
rispetto a quanto ci siamo fatto, una prima condizionalità ci dà la possibilità di capire certi aspetti e quindi di poter dare anche indicazioni agli uffici e tecnici coinvolti sull'argomento di poter cominciare a studiare quali procedure e quali provvedimenti fare. È una cosa molto delicata e i consulenti legali dell'amministrazione, appunto proprio la delicatezza della questione, dicono partiamo con il piede giusto per evitare che andremo a fare provvedimenti che poi potrebbero trovare più spazio di accoglibilità presso i tribunali competenti. Io penso che bisognerebbe anche fare una verifica sui nostri registri per quanto riguarda il problema dei dipendenti, perché questa qua bisogna prendere un ragionamento, bisogna logicamente incaricare qualcuno che non riesca a approfondire e vedere, però bisogna anche andare a riscontrare nel nostro registro dei dipendenti se, diciamo, il famoso registro che teniamo agli atti del comune, non so, dice la società ragioneria e il ufficio tecnico, è andare a vedere se queste particelle, giusto che potrebbe aver cambiato anche la, diciamo, la dentro del tempo, se risultano anche all'interno del patrimonio comunale dell'epoca, perché a me, diciamo, tutte le cose che sembra strano, molto strano, che quella zona lì, tutta quella zona, diciamo, non risultano risultano un po' dappertutto, perché è una zona coltivata praticamente, si vedono le foto che erano tutte, diciamo, quasi fino a mare, che domina, diciamo, del canalone verso l'ultima del mare, e è probabile che queste sono proprietà che vanno date in uso per le coltivazioni, quindi potrebbe essere, diciamo, sicuramente nel corso del tempo questa verità con dei diritti del comune che torna a dipendere, come già capitato in altri casi dei territori comunitari, nel tempo per distrazione, diciamo così, a volte sono state dimenticate nelle descrizioni della raccolta. Ci sono molte sedi a carico del comune, quindi diciamo, secondo me deve stare per colpa proprio questo qui, ci sono due le problematiche, la problematica del discorso, ma non il discorso per essere. No, sicuramente, no, è proprio per questo con diciamo, le prime azioni sono state rivolte alla ricerca degli altri. Ma a questo punto, vista anche la disponibilità del consigliere Rico, magari mi impegno, prendo impegno a coinvolgere il consigliere nel momento in cui con qualche carta in più alla mano possiamo approfondire e discutere per verificare se a memoria o per conoscenza diretta e indiretta, eccetera. Ci possono essere altre indicazioni che ci possono supportare in questa attività. La parola al consigliere Ciuccio. Sì, ma io solo per fare una precisazione, anche in merito, forse anche a carattere non dico personale, ma dominio di posizione, eccetera. Noi abbiamo sentito parlare, eccepito il nostro gruppo, di una data costituzione da parte dell'amministrazione, sì, comunque abbiamo tempo per ricorrere, ecco, questo è chiaro, in effetti c'è un primo grado, poi c'è un secondo grado, cioè c'è stato questo tempo per ricorrere al Consiglio di Stato, e quindi una prima pietra miliare è stata messa, abbiamo una sentenza dettata al giudice privato, dove il Comune a suo tempo non si è costituito. Io proprio questo voglio dire perché la responsabilità della non costituzione è tutta dell'attuale amministrazione. Questo tanto per chiarire e per lasciare fuori ogni dubbio, soprattutto all'esterno, perché all'esterno si è formato l'idea, diciamo, quello che è stata modificata nel mese di maggio, dove era vigente ancora la nostra incarica, ancora la vecchia amministrazione, quindi in sostanza la colpa di tutti e due, eccetera. Io per togliere ogni dubbio e quindi per dare una risposta anche ai difensori non ufficiali dell'amministrazione, questo che c'è visto assolutamente non c'è alcuna responsabilità dell'amministrazione precedente, in quanto è stato notificato il ricorso il 18 maggio e il 24 maggio si è votato. Quando è stato notificato il ricorso il 18
si poteva costituire, ma bisognava aspettare la iscrizione al ruolo, che avvenne il 10 giugno del 2014. Quindi 10 giugno si aveva tempo per la costituzione fino al 18 luglio del 2014. Oltretutto questo è un termine che diciamo, stabilito dalla legge, se non sbaglio l'articolo 46, che dice che questo addirittura cioè, questo termine che stabilisce la legge, quindi già vi dovevate costituire voi il 18 luglio e non è stato fatto. Oltretutto, siccome è un termine ordinatorio, non perentorio, questa costituzione poteva essere fatta addirittura entro il mese di gennaio dell'anno 2018. Quindi stiamo parlando recentemente, ancora l'amministrazione non si è costituita. Quindi, da un punto di vista giuridico amministrativo, c'è comunque la responsabilità dell'amministrazione attuale. Grazie. Gli interventi, chiudiamo questo argomento.
tempo per dire, guardate, che al di là di tutto, questo è la nicchia, questo è il problema, questo è il metodo, e tante volte nelle relazioni che sono nella sentenza si parla anche, diciamo, di documentazione fatta, di documentazione aerea, di natura, cioè, in realtà, diciamo, la cosa che preoccupa di questa non è tanto la questione del provvedimento del discorso edilizio, ma è diciamo, l'aver fatto consolidare, diciamo, la certezza da parte del magistrato di quella ragione sulla proprietà. Questo è il punto. La parola al consigliere. No, sostanzialmente a me sconvolge come al solito la vostra tendenza a minimizzare cose gravi, perché sarà stata una svista, sarà stata una mancanza nel passato di consegno, ma quello che è successo è stata una cosa grave, e dire semplicemente che tanto si agirà comunque in sede civile per far accertare il diritto reale e il giudizio davanti al TAR è semplicemente un giudizio di legittimità dei dati, cosa che sostanzialmente regge poco, sta veramente poco ciò che interra, perché sostanzialmente chiaramente si scende anche nel merito, un provvedimento del genere non sarebbe stato adottato nel momento in cui chiaramente nel merito si fosse dimostrato che il privato non aveva nessun diritto, nessuna legittimità in quel senso. Quindi sostanzialmente la mancata costituzione del comune ha creato un danno grave ed è ingiustificato e ingiustificabile minimizzarlo, mi dispiace. Non è che la minimizzare, era per dire, diciamo, l'aspetto, è chiaro che è costruito fortemente opportuno, però diciamo che la questione può, parlando con i consulenti che abbiamo interpellato, può essere recuperata, e va recuperata anche attraverso un lavoro di costruzione, perché questa vicenda è una vicenda che, come diceva anche Marino, trova il suo fondamento già una cinquantina di anni fa, quando ciclicamente tutti i privati, a volte anche attraverso il ricorso alla proprietà giudiziaria, a volte di fatto hanno cercato di impedire il passaggio non solo al pubblico ma anche ai privati, che abbiamo coinvolto, perché sono privati di fondi in questo momento chiusi, e in questa azione sicuramente potranno aiutarci in qualche modo a venire a capo della vicenda. La parola al consigliere Giorgio. Tutto va bene adesso, sono chiaramente d'accordo che noi dobbiamo collaborare tutti per questa cosa, perché è un bene pubblico, un bene della comunità che interessa a tutti, eccetera. Però comunque non possiamo limitare la cosa, dando, diciamo, la giustificazione per richiedere il nostro lavoro, dando la giustificazione al passaggio di consiglio, che non è stato smentito il fatto che ci si poteva costruire fino al 2018, quindi un passaggio di consegno non è che dura 4 anni, insomma, questo solo volevo dire, e poi... Procediamo quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, concernente regolamento giochi leciti, esame e approvazione, la parola al vice sindaco Roberto Pozzaro. Gran parte di disposizioni che sono di carattere
medico, mandando fondamentalmente, andando a richiamare una gran parte della normativa attualmente vigente relativa a questo tipo di giochi, tra l'altro quelli che riguardano fondamentalmente i giochi. Allora, facciamo proseguire gentilmente la legge sindaco, mantenendo l'ordine, grazie. Andare a prendere una certa distanza per l'installazione di questo tipo di giochi leciti, in particolare abbiamo individuato come distanza quella dei 500 metri, si chiarisce che questo riguarda fondamentalmente particolari tipi di attività, quelli che fondamentalmente prevedono l'utilizzo di questi macchinari meccanizzati che prevedono il gioco tramite una vincita in denaro e quindi ovviamente non rientrano nella fattispecie che andiamo a esaminare, perché possono essere per esempio dei giochi che in realtà non vedono vincita in denaro, ma possono essere quiz piuttosto che giochi per bambini e quant'altro. E l'altra norma di carattere politico, fondamentalmente, come dicevo, le altre non fanno altro che individuare delle norme di carattere tecnico e ripercorrere quella normativa di fatto già in qualche modo prevede, è quella della disposizione finale transitoria dell'articolo 25 che in realtà dà una clausola per quelli che già oggi comunque in essere questo tipo di attività nei propri locali, che per adeguarsi al regolamento hanno 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, quindi dà un tempo piuttosto lungo per adeguarsi in modo tale da cercare di dare quantomeno danni possibili in questo senso all'imprenditore privato. Si tratta chiaramente di una scelta, quella di individuare queste distanze che risulta necessario e che il territorio certamente avverte, abbiamo anche una relazione di crisi sociale in tal senso, e devo dire che al di là di tutto siamo anche consapevoli che questo tipo di disciplina inizia a disciplinare un fenomeno certamente molto importante, molto ampio, su cui le amministrazioni devono pure impegnarsi a connessere delle attività successive per prevenire questo tipo di fenomeni, perché la ludopatia chiaramente, essendo una malattia a tutti gli effetti, va certamente curata anche attraverso l'ausilio a professionisti evidentemente del settore, quindi come amministrazione ci dobbiamo far carico anche di questa fase successiva all'approvazione del regolamento e anche di una fase preventiva alla diffusione di questo tipo di fenomeno. Nello stesso tempo abbiamo anche la consapevolezza che soprattutto con la sede delle tecnologie moderne è chiaro che un regolamento del genere non può smontare al 100% l'ludopatia, ma è un segnale chiaro, evidente, che la medicina deve dare a favore della salute dei cittadini per evitare che questi fenomeni si propagano sempre di più, evidentemente, e quindi per questo chiediamo l'approvazione al Consiglio Comunale. Grazie. La parola alla consigliera Manzini. Intervengo in qualità di Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, perché stamattina ci siamo riuniti, come noto, e tra gli argomenti appunto che dovevamo trattare c'era quello appunto questo sul regolamento dei giochi leciti. È un tema che viene da lontano, non è più un'intrice questa cosa. Abbiamo sempre convinto sin dal primo momento, indipendentemente dalle posizioni politiche che ciascuno di noi ricopre, dell'importanza di un provvedimento di tal genere. Però con lo stesso spirito all'unanimità abbiamo sempre condiviso l'opportunità di assumere una decisione regolamentare in tal senso a fronte di un
chiesti più di una volta appunto di procedere proprio ad un'audizione secondo quanto avremmo previsto nello statuto già qualche tempo fa. E con queste intese ci siamo lasciati nell'ultima seduta. Per cui appunto in apertura di questo argomento la prima cosa che ho fatto, non avendo ricevuto fino a questo momento alcune lettere dalla maggioranza che promuovesse di questo specifico regolamento, un elenco o una proposta, una serie di proposte legislative da convocare, per appunto accelerare l'elenco che penso non andrà avanti in maniera diciamo del tutto giustificata, ero appunto per discutere oggi e per approvare, perché noi dobbiamo prima approvare per poter dare mandato agli uffici, per discutere queste elenco di persone che a nostro avviso, a stretto giro, gli uffici avrebbero dovuto convocare per poco ascoltare nel corso delle sedute della commissione che chiaramente appositamente avremmo convocato sull'argomento. Inaspettatamente, devo dire la verità, perché non me ne era stata fatta la notizia precedentemente dall'assessore Lozzarote, ho appreso che invece oggi praticamente si doveva licenziare il regolamento. Ho chiesto e ho... punto di ragioni, non si ritiene procedere insomma a stesura per l'approvazione di questo regolamento non ci convince. Non
relazione che a nostro avviso non è nemmeno esaustiva. E quindi bisognava ascoltare, soprattutto bisognava avere l'urbo, bisognava sempre fare un po' di luce su l'aspetto, diciamo, anche qualitativo e quantitativo del fenomeno. E sarebbe stato opportuno anche avere una discussione sul discorso tecnico vero e proprio del regolamento, ossia prevedere uno studio del territorio. E vediamo a seguito, cioè ci dovrà spiegare perché, per esempio, cosa ho già detto in commissione, lì sta scritto 500 metri dai dati, dai siti sensibili, e perché non 450, 550? Quindi se no posso fare 500, perché chi ve l'ha detto? Se chi ve l'ha detto, possiamo sapere anche noi, la relazione non sarebbe stata male, questo è la nostra, il nostro, diciamo, contrasto a questa quest'iter che stiamo dicendo, che stiamo, diciamo, questa mattina stiamo dicendo, eccetera. Infine, cosa che sicuramente avrà fatto, lei aveva citato il Comune di Anacapri, cosa che sicuramente ha fatto il Comune di Anacapri, a vedere la presentazione, la presenza anche del ministro, dell'allora ministro della pubblica istruzione, è stato chiesto comunque un parere, uno studio, a un'associazione di psicologi, o quando quindi sociologi, cioè voglio dire di persone che comunque praticamente masticano questa materia dalla mattina alla sera. Tutti questi approfondimenti, tutte queste cose che noi richiediamo, non è che le richiediamo per allungare i tempi, anzi, il contrario. Cioè noi riteniamo che in questo modo si siano allungati i tempi, perché questa istruttoria della pratica, se fatta in modo completo, addirittura il Comune della Carri ha fatto un referendum sulla norma. Se fatto in modo completo, chiaramente sarà meno suscettibile di attacchi, soprattutto di ricorsi. E quindi a nostro avviso, perciò noi contrastiamo assolutamente questa cosa e riteniamo che assolutamente bisogna rinviare l'argomento in attesa di sentire di queste pareri, di procedere con questa audizione e soprattutto di dotarci di studi tecnici inattaccabili anche sotto gli aspetti, diciamo, giuridici e tecnici della materia. Dicevo proprio per questo, perché per evitare appunto dei ricorsi che faranno sicuramente allungare i tempi e non accorciarli, e quindi praticamente l'obiettivo che si pone l'amministrazione di ridurre i tempi e di combattere appunto il fenomeno della ludopatia, a questo punto non viene raggiunto, anzi viene comunque ancora di più dilazionato. La parola al consigliere del Nembo. Noi come gruppo la sede, quindi devo solo ci vediamo tutti quanti, la sede è delicata, complessa, cioè ha diversi aspetti, forse solo il problema delle macchine.
noi vorremmo che si facessero questi passaggi in modo da chiudere un percorso estremamente affidato e poi sostenibile rispetto a qualunque possibilità di eventuale, diciamo, di costi ci potrebbero essere. Partendo comunque dal presupposto che questo è un aspetto del problema, e il problema ormai si sta, diciamo, allargando a manca d'olio, purtroppo internet non ci deve andare assolutamente in particolare, ma neanche i giochi veloci che si stanno facendo delle forme più diciamo estrose che lo Stato riesce a fornire. Quindi noi chiediamo, prima di andare alla discussione eventualmente del merito, potremmo chiedere se si è accolto questa nostra richiesta di inviarla brevissimo, impegnandoci di persona a concludere entro sicuramente questo mese, ma facendo questi passaggi, si va facendo un passaggio con indicazioni di diciamo, queste azioni che rafforzerebbe comunque praticamente abbiamo cioè, anche secondo me un discorso che coinvolge anche l'altro diciamo, il paese, perché a me quello che mi dico la verità mi preoccupa di questa vicenda, mi preoccupa nel senso diciamo sociale, è che in realtà io non so se effettivamente la gente abbia la percezione di quello che sta succedendo su questo aspetto della nostra vita veramente reale. E attraverso questa edizione, a brevissimo, noi comunque diciamo, avremo forse non delle risposte, perché sarà forse un po' difficile, ma perlomeno abbiamo fatto tutti i passi per dare maggiore conoscenza a tutta la nostra realtà sociale nelle varie situazioni che diciamo sono sul territorio di un problema che altrimenti potrebbe darsi un problema solo noi di consigli comunali che possiamo avvertire. Questa è una delle motivazioni che noi avremo anche. Quindi noi in via preliminare chiediamo di poterci di poter rinviare l'argomento a brevissimo, impegnandoci con i nostri membri a procedere a questa missione e quindi diciamo a essere un provvedimento condiviso forte che potrebbe andare a chiudere una vicenda, almeno un aspetto del problema, un aspetto del problema che è abbastanza cioè, delicato. Grazie, la parola al vice sindaco Dozzolo. Senza fare questo
queste audizioni preventive, che poi tra l'altro avrebbero interessato i soggetti, oltre a poter essere coinvolti nella fase successiva di applicazione della norma e di salvaguardia dei cittadini, chiaramente non poteva, secondo me, incontrare favorevolmente questo tipo di ragionamento. Quindi credo che oggi ci siano le condizioni per l'approvazione. Allora, soprattutto in relazione alla sottolineatura. La parola alla consigliera Tina.
Quarto punto all'ordine del giorno, regolamento utilizzo impianti sportivi, la parola all'assessore Esposito. Appropri scritti che evidentemente si estende
lungo tutto l'arco temporale dell'anno sportivo, della stagione sportiva, dalle concessioni giornaliere che evidentemente hanno sia modalità di concessione diverse e soprattutto vengono riconosciute come residuali, quindi viene riconosciuto il principio per cui un'attività sportiva rivolta nei confronti degli iscritti e che si svolge in maniera competitiva evidentemente deve avere una priorità nella divisione evidentemente degli orari. La richiesta di concessione viene fissata anche la modalità, la procedura di richiesta e di concessione della disponibilità degli impianti, fissando il termine del 15 luglio per ogni anno, evidentemente nell'anno in corso la modalità è diversa, fissando il principio che ai fini, in caso di controversie tra più richiedenti, vengono prese in considerazione le seguenti priorità, ovvero delle associazioni sportive rispetto alle associazioni non sportive, alle associazioni partecipanti ai campionati di categoria, alle associazioni sportive con un maggior numero di iscritti residenti nel comune di Capri, fissando poi ancora la premialità a vantaggio delle associazioni rivolte a soggetti anagraficamente più giovani ai fini della concessione delle prime fasce pomeridiane. Relativamente alla responsabilità viene fissato il principio per cui il concessionario assume su di sé la responsabilità prevista dalla normativa in materia di sicurezza, nonché ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni eventualmente causati all'interno della struttura, fissando inoltre l'obbligo di presentare una polizza di responsabilità civile verso terzi per un massimale unico non inferiore a 500.000. Per le ragioni prima esposte chiedo al Consiglio di approvare il regolamento. La parola al consigliere Lingua. Questo apre la nostra questo punto.
perché poi il problema la sede, la concessione no, no, perché, perché questo diciamo è il dubbio, perché secondo me la responsabilità della struttura scolastica è in capo al dirigente e al consiglio di istituto. Che c'è? La gestione del rimorso. Deliberare il consiglio di istituto l'elenco di coloro che utilizzano
Benissimo, procediamo. Possiamo procedere alla votazione, voti favorevoli? Voti? Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, voti favorevoli? Passiamo alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno. Regolamento entrate tributarie modifica la parola all'assessore esposto. Allora, andiamo a votare una modifica del regolamento delle entrate, del regolamento comunale delle entrate tributarie che è stato rinviato in occasione del precedente Consiglio Comunale con l'impegno da parte dei consigli dei due consigliari condividere, se possibile, una proposta unica in considerazione del fatto che la richiesta precedentemente inoltrata all'Associazione Federale Verdi è relativa sostanzialmente ad una eliminazione dell'obbligo di presentazione di idonea garanzia mediante dimissioni bancarie per l'accesso alle realizzazioni per un numero di rate maggiore di 3. Tale richiesta veniva motivata dalla Federale Verdi con la difficoltà riscontrata da numerosi operatori economici dell'isola di accedere a tali forme di garanzia per dilazioni di pagamento sopra le entrate, nonché era stata motivata anche da modifiche normative successivamente intervenute per l'ex Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Evidentemente questa materia è una materia particolarmente delicata sulla quale il Comune ha sottoscritto, in particolare negli ultimi anni, numerosi accordi con operatori economici di realizzazione di debiti pregressi e segue una modifica al regolamento apportato da questo Consiglio Comunale che concedeva già una serie di agevolazioni agli operatori economici, fissando però il principio secondo il quale una realizzazione fino a 30 rate prevede non necessita di una garanzia, prevede di una garanzia invece, necessita di una garanzia realizzazione superiore a 70 euro. Questi accordi evidentemente sono stati resi possibili anche da questo modifico di tributari. In sostanza la richiesta di Federale Verdi e un ulteriore confronto tra i gruppi consigliari ci ha sollecitato ulteriore modifica con Salvatore Ciuccio, con il quale abbiamo avuto modo di confrontarci nei giorni scorsi. Abbiamo condiviso una serie di modifiche, quattro le cui principali sono sostanzialmente quattro. Da un lato l'innalzamento del termine da 30 a 48 rate del limite per il quale è consentita la possibilità di una realizzazione senza idonea garanzia, una possibilità di realizzazione o meglio un numero di rate concesse o concedibili in funzione del rapporto all'importo del debito del contribuente. Abbiamo condiviso anche l'organizzazione del sistema delle sanzioni fissando il principio generale della impossibilità di procedere a una realizzazione nel caso in cui vi sia stato inadempimento o comunque vi sia stato un mancato pagamento di 5 rate, nonché abbiamo fissato il principio per cui il funzionario responsabile concede e non può concedere la realizzazione nel caso in cui vi siano i requisiti previsti dal regolamento. Dall'altro abbiamo previsto poi l'innalzamento della rata minima per le entrate, per i debiti relativi alle entrate tributarie. Abbiamo previsto l'obbligo da parte del contribuente al riconoscimento del genere nel caso in cui vi sia stata concessione alla realizzazione con conseguenziale sospensione dei termini, con questo garantendo da un lato dell'incontro al contribuente, ma dall'altro garantendo il comune nella necessità di garantire l'effettività del suo debito. E infine il limite alla dilazione nel caso in cui sia stata già riconosciuta una dilazione per un debito che sia stato appunto già oggetto di dilazione. Ritengo che la proposta che portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale contemperi entrambe le esigenze del contribuente comune e soprattutto fa proprie le istanze e le posizioni di entrambi i comuni. Grazie. Grazie, la parola al consigliere Ciuccio.
Io vi potrei dire, avete mi ha fatto l'argomento del gruppo avanti carte relativa alla modifica del regolamento del carro, presentato come minimo 6 mesi fa e mai discusso. Quindi questa è la domanda che faccio al Presidente. A memoria in consiglio comunale che avremmo riportato in consiglio comunale dopo che ci saremmo. Sì, intanto fu concordato tempo di dopo che i due gruppi si sarebbero concordati, e quindi fu concordato che lo portavamo insieme i due gruppi, è giusto, e invece in questo consiglio di relatore, in questo consiglio di relatore l'ha chiesto, se volevi fare il relatore lui l'ha chiesto prima, però non capivo. No, l'ha chiesto in questo momento, io cioè non ce l'ho. Dico che il Presidente sapeva, che era occasione di uno dei nostri scontri, ti ho chiesto se volevi che la... No, io non lo so, può usare, gli ho detto, lo portiamo insieme in consiglio, certo che lo portiamo insieme, se stiamo ragionando lo portiamo insieme, però insieme con me significa insieme. Chiedo meglio perché c'era la... Io comunque sto chiedendo l'appunto procedurale. No, perché sei un correlatore, va bene. Mi accontento del correlatore, come il prosintelo di Venezia. Per un contatto. Ciò detto, noi ci troviamo appunto d'accordo su tutti i punti di modifica del regolamento, anche se non è la nostra proposta originaria, e anche se appunto ci meravigliamo come generalmente accontentarsi di questa mediazione, diciamo, perché noi chiediamo 72 rate per un mio principio, cioè un principio di rendere il nostro regolamento, il nostro comportamento uguale a quello che fa lo Stato, cioè quello che fa l'Italia, e ora la prima e ora la discussione in cura. Quindi praticamente noi pensavamo di utilizzare lo stesso metodo, gli stessi requisiti, eccetera. Abbiamo trovato questo punto di incontro, insomma, è stato proposto con 42 anni, ci sono un passo avanti, quindi apprezziamo la buona volontà che c'è per risolvere un po' di problematiche negli operatori commerciali di carri che si trovano in crisi. 48 anni, 42, perfetto, quindi 42. E poi insomma, sono stati anche ridotti alcuni, insomma, sono stati anche migliorati alcuni requisiti. Dovuto al fatto della mancanza del pagamento di almeno 5 rate, non di 3 rate, come si diceva prima, quindi questo dà un po' più di respiro. In periodi di crisi può succedere che uno non paga una rata per motivi che in momenti momentanei che vengono da crisi finanziaria in quel momento lì. Quindi qualcosa è stata fatta. Però purtroppo non ci troviamo sull'ultimo punto, cioè sull'articolo 29,5. Dove si dice che non si può richiedere il capezzo nel caso in cui, dice adesso la nuova versione, quando si è affidato la pratica all'incaricato per l'azione coattiva. Non siamo d'accordo perché questo è peggiorativo rispetto alla versione precedente. Infatti la versione precedente prevedeva che non si poteva realizzare quando era iniziata l'azione coattiva. E quindi allora esaminiamo un po' la cosa. Cioè, prima che cosa succede? Succede che una pratica, un'imposta che non si paga, in una casa eccetera, viene affidata dopo un po' di tempo, questa pratica viene affidata al nostro incaricato dell'area di recupero coattivo, che in questo caso pare sia una società che si chiama Aria Riscossione. Una volta che questo ha ricevuto l'incarico, provvede a emanare un avviso di accertamento. Contro questo avviso di accertamento si possono fare due cose: o si fa un ricorso, oppure si può aderire con l'accertamento della visione e si risparmia qualcosina sulle sanzioni. Se non si fa questa lesione, si fa ricorso, si perde eccetera, c'è questa comunque, quindi quando diventa passare in giudicato questa visita
incaricato che cosa fa? Cerca di convincere l'inadempiente a far fronte al pagamento e infatti io con i professionisti, ricevo addirittura delle telefonate in mezzo all'anno della collaborazione tra ente impositore e esattore soprattutto, che altrimenti facciamo la finta di evitare, no? Che poi può succedere la gente a spararsi, a impiccarsi o a incendiarsi o addirittura a irrompere negli uffici di evitare eccetera. E quindi nell'ottica di questa collaborazione che sta adottando lo Stato, sicuramente infatti l'Agenzia del Mercato lo fa anche con molta, diciamo, con molto spirito di collaborazione, e lo fa anche la nostra società che è stata affidata in questo servizio. Che cosa fa? Tenta di mediare con gli adempienti e quindi cerca di portare avanti questa cosa qua. Se questo insomma, va male quest'opera, allora a quel punto la scatta di giunzione. Scatta di giunzione è contro di giunzione comunque si potrebbe fare il ricorso, dopodiché come alla fine poi c'è la e qui inizia, come dicevo nel regolamento, quindi inizia l'azione coattiva, ossia inizia la vendita all'asta del bene. Allora a me andrebbe anche bene, cioè, noi non possiamo più concedere il gratuizio nel caso in cui si è arrivato al punto che è stato già iniziata l'attività di vendita all'asta, cioè è stato bandito, è stata messa all'asta la cosa, quindi a quel punto là è passato del tempo, diciamo che non più del tempo necessario, soprattutto a quel punto là il comune lo viene ricevuto un danno, dice c'ho un bene, lo metto all'asta, lo incasso e quindi risolvo il problema. E quindi a quel punto là mi dovrebbe bene. Mentre invece adesso perché comincio da dire? Perché già al punto 1, cioè la prima fase, cioè questo già non posso più, cioè nel momento in cui ho finito la pratica a riscossione già non posso più richiedere la terza, e questo secondo me è peggiorativo, soprattutto non ci sono i problemi, come se avessimo messo 72 rate, comunque non avremmo risolto il problema, perché vi ripeto, se uno non paga, comunque aspetta che l'area riscossione ci vanno visti accertamenti, quindi già con la vice. Quindi se troviamo un punto di incontro su questa cosa qua, noi siamo disponibili a votare a favore di questo regolamento, che ci rendiamo conto che più di questo non possiamo dire. Quindi questa è la nostra richiesta. La parola all'assessore Esposito. Noi ci siamo visti e vedete l'intenzione, l'obiettivo che ritenevo avessimo raggiunto è stato quello di votarlo all'unanimità, e sai che le modifiche che abbiamo apportato recepiscono gli intendimenti e comunque le richieste di entrambi i gruppi consigliari, raggiungendo un equilibrio che a differenza del passato, e questo non credo che sia di poco conto, ha avuto anche il parere favorevole degli uffici e in particolare del provvisore. È evidente che una modifica di questo tipo andrebbe a, un po' come quando c'è un equilibrio raggiunto, andando a spostare il peso su uno dei due lati, evidentemente significa elaborare un nuovo testo che dovrebbe essere risottoposto ulteriormente agli uffici e non ci darebbe la possibilità oggi di votare a favore o contro un testo che voglio sottolineare ancora una volta, ha avuto, così come l'abbiamo sottoposto al Consiglio, ha avuto i pareri favorevoli. Capisco da un lato quello che dici, dall'altro è evidente che il testo vecchio, fissando, lo dico ancora una volta, fissando il principio per cui non è possibile concedere la realizzazione nel caso in cui siano avviate le procedure esecutive, è evidente che risponde al principio per il quale il rapporto, anche collaborativo, tra ente e operatore, che è alla base di un riconoscimento di realizzazione di un debito, viene in qualche modo rotto, ma viene rotto perché? Perché alla base ci sono un'altra serie di fasi, che sono quelle che tu hai indicato, e sono anche un'altra serie di principi per i quali ad esempio la realizzazione è consentita, non è consentita non quando uno si vende in ambiente al pagamento di una rata, ma addirittura 5 rate, e dal mio punto di vista va ulteriormente incontro al contribuente e dall'altro garantisce sull'effettività del soggetto. Questo per dire che cosa? Che da un lato c'è una considerazione di merito, questo non ci darebbe la possibilità noi oggi di votare il regolamento così come abbiamo lavorato. Due,
le considerazioni che mi inducono a dire che se effettivamente il progetto di IVA non si ha mai, quindi a questo punto noi possiamo anche eliminare l'eventuale proposta di modifica, quindi di essere principio per cui dalla prima alla quinta fase che tu evidentemente indicato viene rimasto fermo il principio per cui la fase è la quinta, quindi non è considerata la realizzazione soltanto quando è iniziata la procedura esecutiva, e con questo ritengo che sia garantito, come dire, viene garantito l'equilibrio del regolamento e vengono garantiti, come dire, gli obiettivi che entrambi dobbiamo perseguire. Sì, parola al consigliere Ciancio. Io sarei d'accordo sul ritornare su quella. No, mi consente, scusa, tengo a sottolineare anche il fatto che le sanzioni previste nel caso di mancato pagamento di tre rate in un altro articolo, l'articolo 19, sono fissati in una. Quindi il regolamento in questo è anche abbastanza confuso ed equivoco. Noi abbiamo fissato il principio che addirittura da una rata, questa è una richiesta che poi facciamo voi, le rate sono 5. Ma infatti non c'è parte, cioè. Noi siamo anche disponibili a ritornare su questo precedente che poi dall'altro abbiamo già potuto approvare, eccetera. Però sta adesso in questa fase a dare anche un'interpretazione autentica a quello che è. Possiamo fare sulla base di quello che, scusa che ti interrompo, sì. Sulla base di quello che dici tu, allora a questo punto si può anche pensare il principio per cui la redazione non è consentita laddove siano scaduti, trascorsi i termini dell'ingiunzione di pagamento, che è quello della quarta fase. Quando è iniziata la procedura, quando sono iniziate le procedure segue, sì, no? Allora, questo è il testo di prima, quindi già è passata al vaglio della. Però per non lasciare, invece adesso cosa dice? Adesso dice che praticamente dice che. C'è il nostro, dice. C'è nuovo comma, nuovo comma 5, al primo punto dice che quando la parte è stata affidata al soggetto. Deputare del quindi ecco la prima fase, mentre qua stavamo alla quinta fase, qua stavamo alla prima fase. Allora, quando sono già iniziate le procedure esecutive, se la io ho proposto che è iniziato con funzione, però se noi diamo interpretazione autentica al regolamento, perché il consiglio comunale, quindi non lasciamo alcuna discrezionalità all'ufficio, questa è una cosa importantissima, perché è una decisione che comunque prende il Consiglio Comunale, quindi è l'organo che ha dato l'atto, quindi è l'organo che può interpretare in modo autentico la norma. Io non direi, noi siamo anche disponibili a ritornare a questa formula qua, però con una raccomandazione che noi si interpreta così la norma, che quando si parla di iniziare le procedure esecutive siano comunque state trascorse infruttuosamente tutte le altre procedure di cui potremmo votare. Non so se vogliamo coinvolgere un attimo Sergio per sicurezza. Modifichiamo, ritorniamo al regolamento vecchio, quindi in questo potrebbe essere accettato. Allora, siccome la norma vecchia, l'articolo 29, comma 5, nella vecchia stesura, prevedeva quando sono iniziate le procedure. La nuova è stata cambiata. Allora, siccome prima già questa norma qua è stata comunque approvata sia dall'ufficio competente che era la previsione di voto, questa è una norma qui a tutti gli effetti di diritto. Quindi noi se non la cambiamo non dobbiamo dare conto a nessuno. Mentre invece, questo lo fa anche il Parlamento, nella sua relazione programmatica, cioè, si può dare un'interpretazione del Consiglio da questa norma dicendo. E noi le riteniamo che qua sono già trascorsi tutti i tentativi, eccetera. Quindi questa è la nostra cosa. Questo mi parla del codice di servizio nel testo della delibera o nel testo del regolamento? Secondo me il testo della delibera. Quindi sostanzialmente la delibera, quindi quando si trasmette la delibera all'ufficio, lui dovrà avere queste indicazioni. Lo scrivo. Sarà importante anche nella propria delibera. Punto 1 del
siano infruttuosamente esperite le procedure alle fasi precedenti. Le fasi precedenti, soggetto mi manda un giorno, perché questa è la classe delle fasi. 60 giorni, 60 giorni. Un giorno è il soggetto deputato del numero coattivo, inizia la procedura coattiva. Ecco, il momento in cui guardi quello di chiaro, fate scaduto l'ingiunzione, lo puoi fare. Allora dice, allora aspetta un attimo, fermi tutto la terza. Se questo non lo fa, io inizio l'azione per la quattro. E dopo di che appunto non si può più. Questa inserirlo nel testo della delibera, mi serve a tenere la discussione. Il Consiglio Comunale chiarisce che il comma 5 dell'articolo 29 va interpretato e applicato nel senso che la rateizzazione non è consentita quando sono infruttuosamente esperite tutte le procedure antecedenti al recupero del credito. Quattro del credito. È chiaro, non so, perché c'è tecnicamente più. A termine della discussione, il Consiglio Comunale chiarisce che il comma 5 dell'articolo 29 va interpretato, e applicato, nel senso che la rateizzazione non è consentita quando sono infruttuosamente esperite tutte le procedure antecedenti al recupero coattivo del credito e sia stata iniziata la procedura coattiva quale ad esempio. Invochiamo questa informazione.
dati a... Thank you.
abbiamo eliminato quella sì. Poi di approvare il regolamento no, generale. Prima di questo facciamo la puntata che volete chiarire. No, dovete sempre facciamo di approvare il regolamento con l'esclusione della modifica dell'articolo 29. No, che mai no, sì, no, 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 perché no, comunque non modificare l'articolo 29. Di approvare il regolamento generale di genere con le modifiche indicate in premessa. No, va benissimo così. Di considerare la premessa parte integrale e sostanziale di progetto, che ci sia. E punto 2. Volete chiarire la portata normativa dell'articolo 29? Ora lo dovete fare. Ah sì, prima di approvare il sì. Di precisare. Sì, di chiarire, di interpretare che va bene. Di fornire un'interpretazione autentica. Domanda, questo regolamento quando entrerà in vigore?
questa, io vorrei questa cosa, comunque dare l'indicazione all'ufficio di tenere comunque conto di questa delibera che già in vigore tutti gli effetti, però per alcune cose che la però diamo questo anche questo piano di indirizzo all'ufficio, comunque di tenere conto della, del contenuto del, delle modifiche di questa legge. Rispondate eventuali, no,
contrario con il mio libro, cioè noi in sostanza, lo so, dobbiamo sempre arrabbiare sul discorso, però in sostanza diciamo va bene tutto così eccetera, però in sostanza potremmo anche studiare, potremmo anche studiare insomma, una delibera ad hoc, se non ci si presenta in casa, vediamoci, però potremmo anche studiare una delibera ad hoc, cosa vogliamo vedere un regolamento relativo alle entrate va in vigore l'anno successivo, a meno che non venga approvato i tempi per il bilancio, quindi è giusto, ci sono questi messi da approvare i tempi del bilancio, quindi va in vigore l'anno successivo. Però si potrebbe eventualmente studiare una delibera ad hoc, consigliava appunto Marino, di prevedere una norma a parte che non sia quella di un regolamento, non è uno studiato, ma una norma del visuale per accedere ad alcune forme, eccetera, si potrebbe ipotizzare insomma, questi requisiti, queste cose. Quando diciamo, noi si dice, però la buttiamo alta per un'idea, noi abbiamo avuto l'idea. Votiamo per la proposta emendata, voti favorevoli.
Voti favorevoli, unanimità. Votiamo anche per immediata esecutività, unanimità. Passiamo alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali. La parola al sindaco. Questo è un adempimento tecnico che ci consentirà di attuare e far attuare agli uffici praticamente delle procedure che in passato presentavano alcune lacune. Naturalmente è un adeguamento alla legge 689 del 81, se vogliamo, se non ci sono punti da chiarire, eccetera, potremmo procedere all'approvazione del testo del regolamento, cosa che propone la posta deliberata. Mi pare anche che nel regolamento, anche in commissione femminile, è stato visto, eccetera, non ci sono eccezioni. Tecnico, eccetera, con le conseguenze gentilmente. Procediamo quindi, se non ci sono interventi, alla votazione. Voti favorevoli, unanimità, indovina. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimità. Settimo punto all'ordine del giorno, variazione al bilancio, deliberazione giunta comunale numero 151-2018, ratifica. Anche questo è un adempimento, diciamo, tecnico ormai, perché si tratta per ratificare la delibera di giunta comunale numero 151-21 agosto di quest'anno. È una variazione